Carlo, oggi i tifosi del Teramo ti direbbero: finora non avevi segnato, lo hai fatto proprio oggi contro la tua ex squadra. Eh sì, il destino a volte è così, insomma, non ero riuscito a sbloccarmi, diciamo che è successo oggi e quindi dai, sono contento per me. È ovvio che auguro, insomma, ai ragazzi di rialzarsi a più presto e di fare buone partite e niente, quindi oggi è andata così, ecco. Tra l'altro un gol col destro, non hai esultato, che sensazioni hai avuto tornare al buonolesi d'avversario? Ah no, sicuramente è stato strano andare nello spogliatoio ospiti, scaldarmi nella parte, insomma, sinistra degli ospiti. No, sicuramente un'emozione particolare, non ho esultato perché in quel momento non mi sono sentito di esultare, non è rispetto, cose, insomma, non è andata così e in quel momento mi sono sentito di fare quel gesto e ho apprezzato molto, insomma, anche il pubblico che alla fine mi ha applaudito al cambio, quindi diciamo che sono molto contento perché vuol dire che comunque è stato apprezzato quello che ho fatto qui e quindi mi fa molto piacere. È un successo comunque importante per il Cesena, vi consente di allungare la striscia utile, di trovare, insomma, di nuovo sempre più continuità. Sì, assolutamente, è quello che stiamo cercando, di essere più continui possibili e di non lasciare punti per strada. Ecco, oggi è andata bene, ma sappiamo che il campionato è lunghissimo, quindi sicuramente siamo lì e faremo di tutto, insomma, per rimanere il più in alto possibile, però sappiamo che ancora è veramente lunghissima, quindi ci concentriamo partita per partita. L'ultima poi ti lascio a Jacopo e Andrea, sei rimasto un po' male in estate di essere tra coloro a scadenza di contratto a cui non è stato rinnovato il contratto? No, ma non ci sono rimasto male, diciamo che è successo che quando si è posta questa soluzione del Cesena, sicuramente la mia testa, insomma, in quel momento era per andare lì e diciamo che la chiamata del Teramo speravo, insomma, arrivasse un po' prima e che ci potesse essere modo di sedersi ad un tavolo e poter trovare un accordo, però insomma questo fa parte del calcio, ci sono delle scelte societarie che assolutamente vanno rispettate, quindi da parte mia non c'è alcun tipo di problema o rancore. Io sono contento di quello che abbiamo fatto insieme, del percorso che c'è stato e niente, quindi sono scelte, il calcio è questo, quindi niente di nuovo. Sappiamo che ci sono squadre veramente costruite per vincere, con ricambi importantissimi, squadre veramente delle corazzate che in questo momento stanno un po' faticando, ma che sicuramente si ritireranno su, quindi in questo momento abbiamo avuto un inizio positivo, però come ho detto prima il campionato è lungo, guardiamo partita per partita e assolutamente siamo consapevoli del fatto che davvero manca un intero campionato, quindi è solo un inizio positivo, dobbiamo solo continuare, ecco. Ma guarda, ti dico sinceramente, noi sappiamo che ci sono altre squadre che sicuramente si tireranno su, come il Modena, il Pescara, le conoscete meglio di me. È normale che all'inizio, magari un po' per entrare in forma, un po' per vari problemi, stiano un po' faticando, ma sappiamo che rientreranno in corsa, quindi non c'è solo il Cesena, non c'è solo la Reggiana, rientreranno un po' tutte, quindi dobbiamo essere bravi a dare continuità e soprattutto a vincere più scontri diretti possibili per poter sperare, insomma, di lottare per qualcosa di importante. Al momento, come ho detto, siamo all'inizio e non guardiamo assolutamente la classifica e ci concentriamo partita per partita e non possiamo fare altrimenti, ecco.